museo di Central City. Non avreste dovuto, mi avete letto nel pensiero. Hai finito di giocare con le menti, Xother, inclusa la mia. Se ti fa sentire meno un fallito, sappi che ho affondato i miei artigli nella tua mente da molto prima che arrivassi. Scusa se non ho menzionato la telecinesi. Non ci voleva la palla di vetro per sapere che ti avrei dovuto cogliere di sorpresa. Sai, quando ho iniziato, la mia specialità era piegare i cucchiai. Ok, ragazzi, la polizia riferisce che Flash è in centro a farsi prendere a calci in culo da un meta illusionista che lo tiene sospeso in aria. Deve essere Xother. Barry, Frost sta arrivando. Ma è dall'altra parte della città, non arriverà in tempo. No, posso fermare Xother! Devo solo generare fulmini a sufficienza! Ma Barry serve attrito per accumulare energia cinetica e se non corri, non puoi lanciare fulmini. Barry? Barry? Proprio che Barry stia generando dei fulmini, com'è possibile? Ah, lode a Granville T. Woods. Ok, facendo vibrare le sue cellule a livello microscopico, col movimento potrebbe accumulare una carica elettrica. E il fulmine come lo lancia? Non credo che lo lancerà. Penso invece che la stia accumulando dentro di sé di proposito. Caitlin, che accadrà appena il suo corpo non riuscirà più a trattenere i fulmini? Lo stiamo per scoprire. All'ospedale. Il poliziotto si è ripreso all'istante quando gli hanno messo le metamanette. Lo stesso è successo agli altri che ha attaccato. Come ti senti, Bear? È appena passata l'ora di pranzo e sembra già il giorno più lungo della mia vita. Ma anche uno di quelli buoni. Ora che abbiamo Xother, possiamo smettere di preoccuparci della tua sanità mentale. Beh, in questo caso non so voi, ma io muoio di fame. Oh, anch'io. Andiamo con Iris da Joe e Cecil. Vediamo se convinciamo Joe a prepararci la sua famosa jambalaya. Questa non ci fa ridere, Barry. Ok, possiamo chiedergli degli hamburger, allora? Perché fai così? Così cosa? Come se Joe fosse vivo, amico. Ma di che cosa parli? Non ti ricordi? Barry Joe è morto 6 mesi fa. E tu lo sai. No, non vi credo. Barry, senti, forse stai ancora elaborando il lutto o roba del genere, non so. Ma scopriremo che cosa ti succede, ok? Perché non ti siedi e lasci che Caitlin ti entri nella testa?